Qua mi serve testata motore vuoto che compro. Testata motore vuoto, una, me ne servono due. Più 10%, questo costa un sacco, ma ci danno un sacco di spinta, eh. Più 10% vuol dire tanto, vuol dire. Quindi andiamo qui, colleghiamo il tutto, perfetto. Colleghiamo anche questo. Vai, 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 vai. Guarda come sono bravo ormai ad avvitare. Ormai mi ricordo anche i pezzi, mi ricordo. Questo qui, per esempio, l'intake manifold, non c'è stato mai, è la prima volta che lo vedo. Quindi questo lo mettiamo. Questo lo mettiamo. Throttle della stradale devo mettere. Guarda, questo qui è un pezzo fatto ad hoc. Ve l'ho detto che era diverso il sopra di quest'auto. Poi mi servono 4 alberi a camme vuoto. Questo qui li becco però. Li becco qui dentro. 4 alberi a camme vuoto. 1, 2, 3 e 4. Quanto costavano? Mazza al mamma. Oh, porco Giuda, quanto costano sti pezzi da gara. E che cos'è? Che cos'è? Che... magari neanche me li pagano. Sti grandissimi bastardi. Quindi poi mettiamoci questa. Sarebbe da fare una prova con una macchina più semplice. Se i pezzi da gara ve li pagano bene oppure no. Pignoni, devo comprare 4. 1, 2, 3, 4 pignoni a camma. Non qui non li trovo, devo andare qui, devo scrivere pignone. Pignone. Chissà se me li pagano le parti in più. 1, 2, 3 e 4. Queste parti performance che ci sto mettendo, me le pagano o no? Qualcuno me lo faccia sapere, se magari qualcuno lo sa. Io non lo so. 4 candele, 4, 8 candele d'accensione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compro anche le bombine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Ok, perfetto. Le compro perché tanto lo so che mi servono. Le ho smontate io, le ho smontate. So quello che c'è in questa macchina. 1. Che palle sti pezzi. 2. Guarda, oh, 3 e 4, perfetto, andiamo dall'altra parte. Tanto a terra un aereo a terra, come sempre. Che poi ho notato che non si sentono nei video, però a me mi danno un fastidio tremendo, mi danno. Dovrò comprarmi una sputacchiera per sparare agli aerei che passano. Quindi qua e questo qui. Perfetto, perfetto. Ok, questo ce l'abbiamo, mettiamo anche gli altri due pignoncini. Ah, ma qua è complicatissimo adesso. Qua è proprio una puttanella. Condotto di scarico vuoto. Sapete, questo qui lo prendo dalla performance. Scarico. Condotto di scarico vuoto. Se lo trovo però. Non è questo. Allora non c'è. No, non c'è. Ok. Perfetto. Quindi dobbiamo metterci questo qui. Strano che non ci sia però. Boh, non lo so perché non c'è questo pezzo. A volte ci sono pe alcuni pezzi, altri non ci sono. Boh. Quindi qua lo mettiamo, quindi qua possiamo anche chiudere poi volendo, dopo che mettiamo tutte quelle cinghiettine del cavolo. Allora, colleghiamo anche questo. Questo è più un raccordo. Ok, chiudiamo tutto. Perfetto, mettiamo le cinghie, mo inizia la parte divertente. Allora. Ok, perfetto. Ci sono, non vi preoccupate. Voi state tranquilli, non vi preoccupate di niente. Ah, scriviamo cinghia. Cinghia, scrivo sempre Kinghia, ma Cinghia, non so scrivere più bene. Cinghia distribuzione vuoto, che non c'è. Ah no, una e una, due. Ecco, non la vedevo, non la vedevo. Una e una, due, ok. Poi posso mettere qua la copertura. Quindi avvitiamogli sta copertura. Ok, perfetto. Poi qua incomincia la palla assurda. Puleggia albero a gomito. Questa non c'è dentro la performance. Puleggia, puleggia, non l'ho vista, non l'ho mai vista, quindi non c'è. Pu, pu, no, non c'è. Quindi scriviamo qua, puleggia. Questo è difficile adesso, albero a gomito. Vuoto, sì, ovviamente, vuoto, vuoto. Quindi mettiamoci questa. Poi, pompa dell'acqua no, c'è in performance la pompa dell'acqua. Pompa dello sterzo, no, c'è la pompa dello sterzo, non quella dell'acqua. Perfetto. Però strano, non mi sembra di averla vista a me la pompa. Fermati un attimo, pompa e lo sterzo. Non c'è, sennò sarebbe qua. Oh. Puleggia pompa dell'acqua, questa la devo comprare, infatti. Allora, puleggia, devo andare da questo, puleggia. Puleggia, qua è tutto un insieme di pulegge, pompa dell'acqua. Qua è un casino adesso montare sto pezzo, qua ci perderemo una vita, ci perderemo. Che è proprio incasinatissimo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, rullo guida B. Rullo guida 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, perfetto. 1 lo mettiamo. Questi qua sono proprio pallosissimi.
Spallosissimi proprio. Rullo guida A, devo comprarne due. E lo compro subito. Uno e uno due. Costano poco e rompono solo le palle. Uno qua, poi questo cos'è? Rullo guida B. Monto tutto, monto tutto prima di mettere le cinghie e cose varie, perché così me li tolgo un po'. Sti cazzi di pallinetti qua. Ok, poi qua mi serve cinghia di trasmissione V8B. Chi la trovano questa? Cinghia di trasmissione V8B. Questa è. Perfetto. Questo sono un cazzo di casino da montare. Il tendicinghia. Tendicinghia. Ok. Perfetto, lo mettiamo qui. Mi serve un'altra cinghietta che si chiama cinghia di trasmissione V8. Potevo prenderla prima. Cinghia di trasmissione. Fammi vedere. V8A. Questa qui è incasinatissima. Ok, gli attacco qui. Poi cosa c'è più? Ah, ecco, qua adesso vi faccio vedere tutta la base del filtro dell'aria particolare. Filtro dell'aria, no, lo prendo dal performance. Filtro dell'aria, ok. Guardate qui com'è tutto strano qua. Filter il cover. Questo qui lo devo prendere di qua. Schiamo stradale. Questo. 175. Guardate qui com'è particolare qui sopra. Rullo guido A, quindi ce l'attacco. È un po' particolare, Questo qui. Non c'è scritto Maserati qui sopra, strano. Ci sono tutti i motori Maserati, ci hanno scritto Maserati. Non lo so perché non c'è scritto. O magari no, su questo qui. No, che cazzo fai? Che metti sta porcheria? Mettiamo quelli là, abbiamo comprato apposta, abbiamo speso un sacco di soldi. Mettiamo, 2, 3. Questi cazzi di cosini qua che si mettono lentissimi, guarda. Poi mettiamoci anche questo, che era nuovo. L'ho rifatto io, che era completamente usurato. Vai, perfetto, poi. Bobina, non questa, un'altra volta. Rifacciamo sempre gli stessi errori. 1, 2, 3. Che palle sti cosini, guarda. Non ce la faccio più a mettere sti cosini. Ok, perfetto. Mi serve una batteria che devo comprare da questa parte, però. Sarà nel motore, la batteria? Sì, una. Ok, penso che la macchina sia finita, a parte le gomme. Fammi vedere, organi. Mi manca boccole in gommola piccola, quindi devo tornare dietro. Il radiatore, il cappuccio della molla. Guarda che casino, guarda. Dietro ho lasciato un sacco di cose, quindi qua devo mettere il radiatore e la ventola del radiatore. Ok, perfetto. C'era un radiatore per caso qui dentro la performance? No, non c'è. Ok, perfetto. Mo' rialziamo sta cazzo di macchina. Maledizione a lei, maledizione. Mi sono scordato qualcosa dietro. Cavolo, vi devo dire. Oh, può capitare di dimenticarsi le cose. Qua no. Non mi sembra di vedere niente. Però qua dove cazzo andrebbe messo? Qua qualcosa manca, perché manca l'ammortizzatore. Perché manca un pezzo qua, secondo me. Che non riesco a capire qual è. È questo, lo vedi? Si vede niente, non si vede, con sto cazzo di cerchione. Ok, mettiamoci questa, poi mettiamo questo. Che casino sti cerchioni, che stanno facendo. No, che cavolo fai? Guarda qui che schifo. Vai in montaggio, compriamo un cappuccio a molla. Organi della sospensione, qua dei però. Cappuccio a molla. Questo, lo vedi qua? Sì. Mettiamolo, poi mi serve a molla posteriore. E il tappo. Ok, qui non dovrebbe esserci più niente. Fammi vedere una cosa. Fammi premere O. Mi dice coppa dell'olio. La coppa dell'olio del V8. Quindi non ci ho messo neanche la coppa dell'olio sto motore ancora. Mamma mia, che casino. Coppa dell'olio, lo mettiamo subito, tanto che ci vuole. Abbiamo quasi finito, Quindi adesso dobbiamo montare il cerchioni, la carrozzeria, fare il tuning e venderla. Quindi abbassa sta cazzo di macchina. Quindi qui sopra è tutto a posto. Mettiamoci l'olio, perché mi scordo sempre di mettercelo, se no. Quindi gentilmente smonta questo, buttalo così. Adesso qua so dov'è l'asticella per il controllo dell'olio. Cioè dovete sempre controllarlo l'olio, che non sia neanche troppo nero. Ok, basta così, esci. Fammi vedere dov'è l'asticella, che mi ricordo che era da queste parti, che l'ho vista. Eccola, lo vedi qua, è perfetto, perfetto l'olio. Quindi mettiamoci anche i cerchioni, rim stradale. Questo qui dobbiamo mettere perché è il suo originale.
Questo qui, perfetto. Esci di qua, andiamo a metterlo dall'altra parte. Guarda qua che sono bellissimi. La gomma gliela cambiamo, gliela metterei anche più da più da gara, ecco. Anche se questa, vi ripeto, è una macchina molto elegante. Sì, con altre prestazioni, alto di tutto, cioè è una macchina di altissimo livello. Però più che puoi usare tutti i giorni. Tipo, volendo con una Maserati puoi fare anche la spesa. Con una Ferrari, insomma, fai un po' fatica, per dire. Fammi vedere, quindi siamo qui, voglio fare swap tire, c'è sport, race, slick, no. Off-road nemmeno, vintage no. Non è che tanto mi piacciono. Standard, off-road, c'è lo sport. Proviamo a mettere sport. Neanche si vede, quindi va bene così. Allora, spostiamo l'auto al centro, quindi andiamo a mettere anche la carrozzeria. Non è che proprio mi sia piaciuto il fatto delle ruote, eh. Poi il paraurti anteriore della Maserati. Quindi scriviamo qui carrozzeria, scriviamo stradale. Mi serve il paraurti anteriore. Paraurti anteriore. Guarda che bello con quel cazzo di tridente a fine del mondo. Fari. Farò anche qui. Poi qua mi manca questo. Non ci sono pezzi idonei. Parafango anteriore destro. Destro lo compriamo. Non costa neanche tantissimo. Sarei aspettato che costasse molto di più. Portiere anteriore destra. Ok, 400. Ecco, questa qui costa tantissimo. Così mi sta bene e imparo a parlare di meno. Il bagagliaio 300 mi sta proprio bene. Ho detto, oh, non costa tanto. Invece guardate qui quanto cazzo mi stanno facendo spendere. Meno male che alcuni li ho riparati. Faro posteriore sinistro. Sinistro. E poi la portiera. Ok, la macchina è pronta. La macchina è al 100%, vero? Mamma mia. 103.000 euro. Forse non ci ho guadagnato un cazzo, però va bene così. Allora, 103.000 euro. Proviamo a portarla dentro al dinamometro. Perché voglio vedere se cambiando mi dà qualcosina in più. Facciamo eco tuning. Qua è un casino adesso. Questa non la becco mai, non la becco. Ok, dammi un po' di più di qua. 3% in più, 2. No, 0. Guarda. Ok, falli salire tutti. Questo è un cazzo di puzzle che mi fa esaurire in un modo incredibile. Più 4%, più 3. No, ma ci sei scritto il rapporto corretto, più 5. Intanto scrivi questo, che più 5 non fa male. Partiamo di qua. Più 4, più 3. Voi li cliccate tutti, prima o poi riuscite a beccarlo. Devono stare tutti quanti alla stessa altezza per beccare il rapporto corretto. Forse devo togliere da questo. Togliamo da questo. Ok, togliamo da questo. Poi da questo. No, questo aggiungi più 4. E cazzo. Me lo fai trovare quello giusto? Più 5. Più 0. Ok. Guarda, solo lì non mi vuole far trovare il rapporto giusto. Mi sa che me ne hai fatto un cazzo, eh. Guarda, è questo. È più o meno qui deve essere. Ti dà un sacco di cavalli in più, il rapporto corretto, ma non riesco mai a beccarlo. Faccio sempre un cavolo di fatica. Togli questo, allora aggiungi qua. Più 3, poi c'è un rumore assurdo. L'avevo trovato, più 18. Guarda qui, più 18%. Fai un test run. Qui superiamo abbondantemente i 500. Uff, che potenza. Che potenza c'ha sta macchina? 832 cavalli. Che macchinone è? Che macchinone è? Ok, back to garage. Vediamo se me lo pagano di più, visto che io ho fatto anche una cazzo di elaborazione da prima classe proprio. Allora, il colore lo potrei anche cambiare perché non mi piace per niente. Sì, dai, cambiamo il colore. Stavolta lo cambiamo perché non mi piace. Vai al negozio di vernici perché proprio mi fa schifo questo colore così. Come ne possiamo fare una di queste macchine? Un blu no. No, troppo luminoso, poi non si vede più niente. Tutto uguale. Giallo. Come cazzo la faccio? Io la farei anche così. Luminoso. No, meno luminoso. Così. Vernicia. Sì, dai, chi se ne frega. Cioè, molto più elegante, secondo me. Sto blu così. E porca mignotta, quel verde mi sembrava un verde militare. Non mi piaceva per niente. Così è molto più
si vede che è una bella macchina, anche se forse non è questo il colore giusto, forse ci sta bene anche bianca sta macchina. Porca mignotta, cambiamo anche quest'altro colore. Andiamo a vedere bianca come sta. Porca di quella. È che non posso fare le prove, non. Facciamola bianca, gentilmente. Come faccio a metterla bianca? Ok. Questo qui è il bianco, ok. Questo qui è la tonalità. Non cambia niente. Ok, falla bianca. Secondo me bianca ci sta molto bene. Molto bella, più di quel blu. Mi piace bianca, ok, perfetto. Ho deciso che è bianca, guarda qui, bella, pulita, al massimo dell'eleganza. Quanto ce la pagano? 103, non ce la pagano un cazzo, quindi non c'è bisogno di fare niente, né di più cavalli, né di cazzi vari. Finisce questa puntata, noi ci vediamo quando uscirà l'aggiornamento con l'altra Maserati, incluso in questo DLC, che al momento non c'è, quindi non ve la posso far vedere. Nel momento in cui sto registrando, questo update non è uscito, quindi non posso farvi vedere la quattro ruote. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!